Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video che, come avete detto dal titolo, sapete che si tratta di un video haul primaverile in collaborazione con Shein. Infatti ho preso diverse cosine super primaverili, soprattutto colorate, infatti sono in fissa in particolare con due colori che presto vedrete e quindi volevo farvi vedere cosa ho preso. Vi ricordo che tutti i capi sono linkati nell'info box, inoltre ho fatto anche dei precedenti video haul in collaborazione con Shein. Quindi magari se vi interessano anche altri capi, ve li lascio qui da qualche parte, come ad esempio questo giro che sto indossando, ve l'ho fatto vedere in un precedente haul. Inoltre questo è il codice sconto che potete utilizzare su Shein per i vostri acquisti. Ma adesso iniziamo subito perché ho diverse cose da mostrarvi. Iniziamo con gli accessori barra prodotti make-up, perché come forse qualcuno di voi sa, ormai su Shein ci sono anche dei prodotti make-up che sono secondo me davvero validi e io ne ho voluto provare uno in particolare, ovvero questo che è un prodotto che serve per realizzare le lentiggini, ovviamente finte. Lo sto usando anche in questo momento, non so se si riesce a vedere dal video, però l'ho voluto provare e funziona davvero bene perché le rende super super naturali. Ci sono due modi per utilizzarlo. Io quando sono truccata faccio dei piccoli puntini e poi subito li sfumo con le dita, però potete anche applicarlo dove desiderate, lasciarlo agire per non so 20-30 minuti e poi rimuovere la crosticina che si forma e in questo modo le lentiggini dureranno molto di più. Io ancora non ho provato quel metodo perché le faccio solamente quando mi trucco, però sicuramente proverò magari anche d'estate, insomma, per avere un pochino l'effetto lentiggini anche mai quando sono struccata al mare. Quindi questo davvero ve lo consiglio perché le rende super super naturali. Poi altri accessori, ho preso un set di tre collane. Ormai anche queste le vedo un po' ovunque, si abbinano con tutto. Io ormai sono in fissa con i gioielli oro. D'estate mi piacciono tantissimo, i gioielli oro li preferisco a quelli argento. E quindi ho voluto prendere questo set da tre che possono essere indossati insieme oppure magari solamente due. Secondo me molto molto carine. Un capo che secondo me non può mai mancare in primavera barra estate sono loro e sono appunto i pantaloni ciclista. Questi sono secondo me perfetti appunto con le maglie oversize. Io ne ho preso una bellissima. Questi sono molto molto spessi, comunque non sono trasparenti, hanno l'elastico più stretto in vita, però si adattano veramente bene alla figura, mi piacciono davvero tanto. Di questi ho preso una S, mi pare, anche se non c'è scritto, comunque prendo solitamente su Shein una S o un XS. Le cose magari che sono già un pochino oversize le prendo una taglia in meno perché non mi piacciono troppo troppo oversize, comunque questi utilizzabili con qualsiasi capo, magliette oversize, ma anche crop top e poi magari una felpa larga sopra. Quindi questi super approvati. Su Shein ce ne sono davvero tantissimi di questi pantaloni, modelli simili. Ma li ho presi principalmente perché li volevo assolutamente da abbinare a questa maglietta. In realtà io vi sto facendo vedere il retro della maglietta perché davanti è nera, semplicissima, con un'unica scritta. Questa appunto rimane bella larga. E infatti di questa ho preso una XS perché non volevo che fosse troppo troppo larga. Però la particolarità di questa maglietta è proprio il retro e l'ho voluta prendere perché mi piace tantissimo questo arancione. Infatti ho preso altre due cose arancioni perché secondo me questo colore è bellissimo, sta molto bene se avete i capelli castani, poi con l'abbronzatura è perfetto, quindi ho voluto prendere questa maglietta che secondo me è bellissima, non vedo l'ora di farci una bella foto. E rimanendo appunto in tema di arancione e abbinamento con questo outfit, ho preso anche questa borsa. Ormai sono in fissa con le borse piccole, mi piacciono molto di più. Comunque riesco a metterci tante cose perché alla fine mi porto dietro il telefono, le chiavi, il portadocumenti e nient'altro. Metto i soldi appunto nel portadocumenti o porto la carta. Comunque non è piccolissima, ci sono diverse cose, devo dire. Ha appunto i bottoncini così. Il manico qui, quindi se volete potete anche mettere l'accetto all'interno. Però a me piace molto indossata in questo modo. E secondo me appunto con i pantaloni ciclista e questa maglietta
Vedete che l'arancione è lo stesso, ci sta davvero davvero bene, ma anche con un outfit total black, oppure anche con un altro colore di cui ho preso qualche capo. Quindi sì, molto carino, mi piacciono tanto le borse piccole, poi quelle colorate secondo me in primavera sono un must have e io l'ho presa quindi arancio. E quindi ovviamente ho preso anche un crop top arancione. Io di questo modello di crop top ormai ne ho davvero tantissimi, perché li avevo presi l'anno scorso, ce l'ho nero, ce l'ho bianco, ce l'ho color crema, ce l'ho azzurrino. Adesso ovviamente ne ho aggiunti altri due alla collezione. Uno è questo, sempre arancione, secondo me anche questo con i ciclista e poi magari anche la collana e la borsa arancione, secondo me ci stanno davvero benissimo. Quindi anche lui aggiunto, questo secondo me è davvero bello anche con un jeans largo sotto, fa la sua figura. Questo è arancione ed è senza costine, ma ho voluto prendere anche un altro crop top, questo è verde, perché un altro colore di cui sono veramente ossessionata è il verde, in particolare questo tipo di verde. Quindi ho voluto prendere anche un crop top di questo colore, perché secondo me questo verde con l'arancione ci sta davvero bene. È qualcosa di colorato che non è il solito nero che appunto in primavera magari si vuole usare un pochino di più con i colori. Quindi questo crop top super approvato e a costine. E sempre rimanendo sul tema crop top, però abbandonando un po' i colori e tornando ai capi un po' più basici, ho preso questa magliettina che invece è marrone. Come sapete anche il marrone è uno dei colori che in questo periodo o comunque anche lo scorso periodo in autunno ho amato tantissimo. E ho preso appunto questa magliettina che è a maniche corte invece, ma è comunque sempre crop top, quindi è corta, però mi piace da indossare con i jeans che stanno bene a vita alta, quindi non rimane tanta pancia scoperta. Marrone e anche questa a costine. E poi ho preso anche questa magliettina bianca invece che ha maniche lunghe. Anche questa è crop top, io adesso l'ho messa sotto questo gilet, però questa l'ho pensata proprio per queste giornate in cui ancora non c'è tantissimo caldo, soprattutto magari il pomeriggio barra sera, quindi le maniche lunghe salvano sempre. Ovviamente questa è super semplice, basic, proprio da avere sempre, comunque un capo da avere sempre nell'armadio. È molto molto comoda e morbida e mi sembra che c'era anche di altri colori sul sito. Altri capi basici che non possono mai mancare sono per me i body, sia in estate ma anche in primavera. E questi sono molto belli perché sono particolari. Hanno, io ovviamente ve li metterò indossati perché in questo momento non riesco a farveli vedere bene. Comunque hanno delle scollature particolari, non sono i classici body semplici. Secondo me sono molto molto eleganti, quindi se volete indossare qualcosa di veloce però che faccia la sua figura, secondo me questi sono molto molto belli. Quindi c'è ad esempio questo che ha la spalla fatta in questo modo, sono tutti a costine. Questo invece è l'unico semplice dei quattro, però è sempre comunque carino anche questo. E poi questo che secondo me è il più bello perché è incrociato sul collo, perfetti secondo me anche questi con un jeans magari stile appunto mom jeans che rimane un pochino più largo, e poi questi belli aderenti e stretti sopra. Ultimi due capi che ho scelto, ovviamente non potevo non prendere anche una camicia di questo verde, è lo stesso verde del crop top. Questa secondo me è perfetta con questo top che sto indossando bianco aperta, quindi non da utilizzare chiusa, ma l'ho pensata appunto anche con magari degli shorts, un crop top bianco che non sia appunto questa maniche lunghe, ma uno appunto sbracciato quando farà un pochino più di caldo. Questa aperta e secondo me anche sta benissimo con questo arancione sotto aperta e poi un jeans. O anche con il ciclista, tipo questa, un ciclista e il top bianco. Quindi l'ho voluta prendere perché ho visto su Pinterest tantissimi outfit con questo stile di camicia che si usa tantissimo, quindi bella oversize, larga però aperta. E quindi anche lei è stata selezionata e di questa ho preso una S. Ultimo capo, nei miei haul Shein ci deve essere sempre almeno un vestito e questo è davvero bellissimo. È un semplice più o meno tubino nero, però probabilmente lo vedrete dal close up, ha un materiale tutto brillantinato, quindi secondo me
farà davvero la sua bellissima figura. Ma la cosa più bella è il retro di questo vestito, perché intanto appunto qua dietro ha una spaccatura, non so se si riesce a vedere, e in più ai lati è drappeggiato, non saprei come definirlo, comunque lo stile che si usa tantissimo adesso nei vestiti, quindi secondo me è perfetto. Poi ha le spalline molto molto sottili, quindi diciamo la tensione è tutta sul vestito. E niente, secondo me questo è davvero perfetto, più forse questo per l'estate che per la primavera, dipende un pochino da dove state, da che temperatura farà da voi, però il dettaglio appunto bellissimo che lo distingue secondo me dai classici tubini neri è proprio il tessuto che ha dei glitter. Quindi questo è quanto per questo haul primaverile, fatemi sapere se vi sono piaciuti i capi che ho scelto, quali sono i vostri preferiti. Vi ricordo appunto che questo è il codice sconto se volete acquistare su Shein e che tutti i capi sono linkati nell'info box. Se avete visto il video fino alla fine, commentate con un emoji verde o arancione, ovviamente. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video.